2014, prima edizione qui a Petrosino. Siamo in piazza Biscione con gli organizzatori, sono dell'associazione Il Tricheco, Paolo Tedesco e Fabio Genco. Una manifestazione che abbiamo visto molto partecipata, ci sono artisti, artigiani, case discografiche, una manifestazione a tutto tondo. Sì, assolutamente, come vedete siamo riusciti nel nostro intento con, con i vari gazebo che è occupato dalle etichette e tutto quanto hai detto. La gente sta partecipando molto, è incuriosita dagli artigiani così come anche dalle etichette stesse. E questo per noi è un risultato che soddisfa le nostre aspettative e quindi non possiamo essere che contentissimi di tutto ciò. Dall'esperienza del Casbah Fest a Mazara del Vallo si passa qui a Petrosino, l'anno prossimo si spera in una nuova edizione, sempre qui? Speriamo di sì, guarda, abbiamo deciso di fare questo festival come una demo, come una prova, diciamo che sembra riuscita, vorremmo un altro anno allargarla e farla crescere sempre di più e coinvolgere magari anche altre realtà che non siamo riusciti a far coinvolgere per ovvi motivi, perché non ci entriamo più in piazza o perché comunque era troppo tardi per poterle coinvolgere. E magari sarebbe un sogno allargare a laboratori di musica piuttosto che studi di registrazione o anche altre realtà. L'amministrazione di Petrosino si è mossa anche in prima linea per aiutarvi e mettervi a disposizione tutto. Assolutamente sì, al di là del budget che hanno completamente coperto loro, e questo è da sottolineare mille volte oggi, anche in base alla nostra vecchia esperienza a Mazara. E ci hanno dato soprattutto un supporto dal punto di vista logistico e gestionale importantissimo, e dobbiamo ringraziare per questo il sindaco, ovviamente, soprattutto senza nulla togliere al sindaco, l'assessore Cappello Federica, che abbiamo torturato giorno e notte attraverso mail, messaggi, telefonate, ma anche tutti gli operatori, gli altri assessori, il vice sindaco, un po' tutto l'entourage, devo dire, della sicurezza. La cosa, il risultato di tutto quello che state vedendo è perché abbiamo fatto squadra noi due, grazie alla nostra esperienza, alla nostra amicizia, eccetera eccetera, ma soprattutto l'amministrazione fatta dalle persone che ha citato Paolo, e quindi ci hanno permesso di portare avanti in tempi velocissimi, perché abbiamo fatto tutto questo in circa 2 mesi e mezzo, 3 mesi, quindi alla fine ci siamo riusciti anche grazie a questo. Soprattutto dobbiamo dare un grazie a loro. Tanti gli artisti che si sono susseguiti oggi sul palco: Ciliegina sulla torta e Marta sui tubi. Ecco, e Marta sui tubi è stata una proposta che il sindaco ha proprio voluto, assolutamente, in quanto uno dei componenti è autoctono petrosileno, quindi è il sindaco anche insieme a noi, insomma, abbiamo deciso di far firmare a loro questa prima edizione e far quindi suonare questa band come testimonial di questo evento. Accanto a me Enzo Velotto della casa discografica Viceversa Records, anche qui presente in questa giornata di festa a Petrosino, piazza Biscione, una manifestazione che mette in evidenza le etichette, quindi. Sì, non solo le etichette, ma per fortuna anche i musicisti che lavorano per le etichette, ma soprattutto chi tra editori, artigiani, insomma, porta alto il nome della Sicilia nel campo musicale. Etichette discografiche, abbiamo detto, ma anche rivenditori di strumenti o gente che, rinnovando una tradizione vecchia di secoli, gli strumenti li costruisce ancora manualmente come facevano i nostri avi, i nostri progenitori. Quindi una grande e bellissima festa della musica, per la quale penso siamo tutti d'accordo nel ringraziare sia gli organizzatori sia il comune che ha dato questo spazio e questa possibilità. Accanto a me Ettore Belfiore, uno degli artigiani presenti qui alla manifestazione Festa Petrosino. Vediamo dietro di noi le sue creazioni. Cosa ne pensa di questa manifestazione? Una grande vetrina anche per conoscersi nell'ambito. È sempre bello, dico, quando si organizzano queste manifestazioni culturali e artistiche, dico, che portano alla conoscenza dei prodotti degli artigiani locali, e fa piacere, dico, essere pure invitati a parteciparvi. Io lavoro ancora in maniera artigianale, come potete vedere sono degli strumenti creati a mano con la classica, dico, lavorazione cremonese. Sono degli strumenti che rispecchiano in tutto e per tutto gli strumenti classici, quindi utilizzando i legni che si utilizzavano una volta: abete, acero, ebano, palissandro.
poi insomma qui presenti ci sono proprio le persone che usufruiscono del suo lavoro, avrà visto persone anche molto interessate, no? Il pubblico infatti, dico, di addetti ai lavori, per come si suol dire, cioè ci sono musicisti, ragazzi che si dedicano alla musica, dico, insieme a me ci sono altri colleghi comunque che espongono pure altri strumenti musicali, mi piace comunque partecipare a queste esperienze. Accanto a me Marco Monterosso dell'etichetta Canat Records di Palermo. Da Palermo a Petrosino qua abbiamo visto molte etichette, molti partecipanti di tante città di tutta la Sicilia, una manifestazione davvero interessante che mette insieme tutto l'ambito musicale, tutto il mondo musicale, no? È veramente così, tant'è che noi da addetti ai lavori, diciamo così, ci ritroviamo insieme, abbiamo trovato tantissimi amici da tutte le parti della Sicilia e non solo. Canat Records, che è la nostra etichetta, arriva direttamente da Palermo, quindi dal capoluogo, dove si muovono tantissime belle cose. Non siamo l'unica etichetta che stasera viene dal capoluogo, insomma avrete modo anche di girare. Ad ogni modo Canat Records già dal nome stesso caratterizza la nostra città e anche quella che è la nostra produzione. I Canat sono dei canali sotterranei, quindi è questo il gancio, ovvero musica underground che normalmente non viene consumata ad alti livelli, ma danno invece quella visione appunto sotterranea di quello che si muove a Palermo e di buono ha da offrire. Accanto a me Tito Castelli della Brusio Net Label, un'altra casa discografica presente qui alla fiera, la possiamo ormai definire anche una fiera, questa manifestazione di artisti ma anche di musica, di tutto il mondo musicale qui attorno. Cosa ne pensi di questa manifestazione degli artisti che si sono proposti oggi? Ma intanto devo ringraziare tutta l'organizzazione di Festa, questo festival delle etichette e del talento artigiano, che effettivamente sono riusciti a raccogliere una serie di realtà che normalmente sono neglette, trascurate, poco prese in considerazione, in uno scenario che è assolutamente da 10 più massima qualità. L'organizzazione è eccezionale ed effettivamente si può notare che gli stand sono ben popolati, c'è una ottima rappresentanza dal punto di vista delle etichette indipendenti, perché poi l'obiettivo era proprio quello di valorizzare la musica indipendente, che ha uno stacco forte rispetto alla musica commerciale, da etichetta da grande major discografica, perché l'etichetta indipendente può realmente produrre quello che gli piace, può fare una selezione musicale, scegliere le eccellenze musicali e produrre dal punto di vista discografico anche un artista che normalmente un'etichetta grossa, commerciale non produrrebbe. Perché? Perché è di nicchia, perché è relegata a un ambito di cultori della musica, di appassionati, e quindi la major sostanzialmente non la prende in considerazione. Le etichette indipendenti vanno a riempire questo vuoto, questa lacuna grossa nella produzione discografica italiana, anche europea, internazionale, ci sono miliardi di etichette indipendenti, e il Festival Festa è riuscito, come anche altri festival italiani, a mettere insieme una serie di realtà tale per cui si riesce a vedere un poco di fermento. Molte di queste realtà sono quasi del tutto sconosciute a chi normalmente non si dedica a una ricerca musicale. Tu arrivi a queste cose perché hai una passione. Anche gli artigiani musicali che ci sono qui in giro, i liutai, i produttori di strumentazione elettronica, amplificatori, eccetera, diciamo, rientrano anche loro in una categoria molto di nicchia, molto di appassionati, molto di cultori del genere. Accanto a me Gianluca Gangemi dell'etichetta discografica Mendra Music, una manifestazione questa qui unica nel suo genere, anche voi siete questa sera qui a Petrosino, addirittura da Palermo. Sì, è la prima volta a mia memoria in cui le etichette siciliane si incontrano anche dalle varie province, e non solo tra etichette, tra case di produzione,
ciascuna o comunque un buon numero con un artista, ma anche con artigiani di settore, il che è molto utile per gli scambi professionali, per gli incontri che si possono fare. Non so, poco fa stavo testando con il batterista dei Forsquick una band da noi prodotta, i Rullanti, di Silvestri, che è un artigiano di Alcamo, prima ancora delle testate per basso. È tutto questo scambio di informazioni in pubblico, con un pubblico, è un'iniziativa super virtuosa, quindi insomma, viva festa, viva Petrosino! Vincenzo Silvestri della Silvestri Rullanti, abbiamo appena visto uno degli artisti provare uno dei vostri strumenti fatti da voi, una bella manifestazione, anche voi presenti qui questa sera, cosa ne pensi? Ma sicuramente è un'opportunità molto importante, in quanto appunto parlavo con Paolo, organizzatore, in provincia di Trapani non c'è mai stata una cosa del genere e quindi siamo profondamente orgogliosi di essere presenti alla prima manifestazione e tra l'altro possiamo essere convinti che ci sarà un risvolto anche per gli artigiani, non solo per le etichette, in quanto molti musicisti sono soffermati a provare i rullanti, a dare la propria opinione molto positiva, e quindi stiamo cercando di ingranare, di andare avanti anche sul mondo più professionale e collaborando appunto con le etichette, come aveva detto poc'anzi. Accanto a me l'assessore al turismo Federica Cappello, artefice assieme all'associazione Il Tricheco di questa bellissima manifestazione questa sera. Come è stata appunto l'organizzazione e cosa pensi appunto del risultato? Sì, l'organizzazione è stata impeccabile, è stata appunto curata dall'associazione Il Tricheco di Mazara, sono dei ragazzi stupendi, sia Fabio Genco che Paolo Tedesco, sono stati perfetti, impeccabili in ogni punto di tutta l'organizzazione. È stata una manifestazione fortemente voluta da questa amministrazione. Per noi Festa rappresenta il festival della bellezza dell'identità siciliana. Abbiamo qui le etichette indipendenti musicali della Sicilia, i loro migliori artisti, e poi il clou della serata sarà rappresentato dai Marta sui Tubi, che sono nati proprio in questa piazza, quindi per noi è un onore davvero averli qui questa sera. Perfetto, una manifestazione riuscitissima, c'è tantissima gente, si continuano ad esibire i gruppi musicali, gli artisti sul palco, tra un po' vedremo anche Marta sui Tubi. Sì, li abbiamo incontrati stamattina, erano entusiasti di essere qui e di venire a suonare nella loro terra. I Marta sui Tubi hanno appena finito il concerto qui a Petrosino, una valanga di gente, proprio un fiume di persone che sono stati lì ad ascoltarvi, a cantare fiume con voi. Fiume di persone, fiume di persone fra noi. È una grande emozione. Bello, bellissimo, è un modo per sentirci a casa, la gente è stata veramente calorosa, siamo stati felici di stare qua e questo è un posto nel quale siamo cresciuti, quindi è come, non so, tornare a casa e sentirsi accolti e abbracciati non da una persona ma da migliaia di persone, ed è bello, veramente bello. È vero, tipo ogni volta che si suona in questa zona qua in particolare, quindi sostanzialmente a casa nostra, c'è un'emozione particolare. Prima di suonare Giovanni mi ha visto in faccia e mi ha tranquillizzato, ma a dire dai, insomma, cioè, lo sappiamo fare. Lo sappiamo fare, però io ovviamente sono a casa, quindi insomma conosci praticamente tutti, poi c'è un'aspettativa diversa. E... No, ma conosci anche gente che prima, cioè quando eravamo piccolini non c'era, che è cresciuta nel frattempo e che comunque ci segue ed è bello. Siete stati a Sanremo, siete tornati adesso qui nella vostra città, nella vostra terra. Se non mi sbaglio tu sei di Petrosino. Io sono. Quindi è bellissima. No, è Bisciunaro, è Bisciunaro. No, in realtà sono di Petrosino, ma insomma, siccome mi posso permettere una bellissima villetta. Quando diciamo, Petrosino era Marsala. Era una contrada. Un marsalese. Io sono nato a Marsala. Transfugo il petrosileno. Fatti i cazzi tuoi, io sono nato a Marsala e sono.
E ho vissuto per 22 anni a Pidosino. Sei scritto nato a Marsala, a me scassare. Ma non è che uno nasce a Marsala e ci deve morire, dico. Che sia chiaro. Allora parliamo di cose serie. Parliamo di cose serie. Petrosino, quando è nato lui, era Marsala. Era Marsala, era una contrada, era già, una contrada. Già. Adesso vabbè, ma adesso tutti... non capisco qual è il problema. No, siamo tutti contenti che siamo a Petrosino. E che Marsala è sempre la stessa. Ma tu distanza. Stasera ti va qui che a Marsala, mi stai facendo assolutamente capire? Assolutamente sì, purtroppo sì. Io invece torno a Biscione. Purtroppo. Visto che c'era tantissima gente stasera, penso proprio che sarà molto facile tornare. Spero che ci sia un'organizzazione come quella di questa sera. Io non so se vi siete resi conto che qua fuori c'è un sacco di gente che aspetta di incontrarvi. Ci sentiamo dentro una specie di acquario, nel senso che ci guardano tutti da fuori, noi non vediamo loro, ma loro vedono noi e cerchiamo di mostrare il meno peggio possibile in qualche modo, ma non è sempre possibile. Però insomma volevo dire questa cosa, che noi per venire a suonare a Marsala, a Petrosino, non è stata una cosa semplice, nel senso che... Da 12 anni che ci proviamo. Esatto. Per molti anni non ci ha mai filato nessuno e abbiamo fatto un percorso di avvicinamento durato 10 anni, nel senso che prima abbiamo suonato a Piana degli Albanesi, poi a Palermo, poi 2 anni a Trapani, poi a Mazara del Vallo, poi l'anno scorso finalmente a Marsala e quest'anno a Petrosino. Ecco, quindi diciamo che piano piano, ci vogliono 12 anni piano, a quanto pare, ecco. 11/12 anni. Diciamo che il circondario mediatico dovrebbe accorgersi di più di quello che succede. Ma manifestazioni come questa servono anche per agevolare gli artisti locali. Abbiamo visto questo pomeriggio tantissimi artisti esibirsi. Una cosa del genere la può organizzare soltanto gente competente, gente che ha voglia di far vedere che la propria terra, insomma, può produrre qualcosa di positivo, di gratificante e che si può esportare. Ora adesso la giunta del sindaco, cioè io mi prendo... No, io lascio al vostro telecamera. Io parlo ovviamente del mio sindaco Gaspare, che proprio ha dato soltanto soddisfazioni, e la sua giunta, insomma tutta gente molto seria che ha fatto sì che questa serata potesse essere portata, diciamo, a compimento. Non è roba, cioè è andato contro qualsiasi, diciamo, non dico contro il volere delle persone, ma sostanzialmente ha combattuto un po' di più rispetto a qualche altra persona per riuscire a portarci qui. E quindi lo ringraziamo e ringraziamo veramente tutti quelli che ci hanno aiutato e ci hanno fatto suonare questa sera. Grazie, tanti in bocca al lupo per il futuro. Crepi. Ciao. Facciamo festa 2014, arriva a Petrosino, accanto a me il sindaco di Petrosino, il sindaco Giacalone. Una manifestazione interessantissima, abbiamo visto gente venire da tutte le città vicine, quindi riuscitissima da rifare anche l'anno prossimo. Io sono davvero molto emozionato questa sera nel vedere questa piazza così piena. Non solo di gente, ma di musica e di talenti. Festa è davvero il festival delle etichette indipendenti siciliane e anche dei talenti. Dare la possibilità di uno spazio, un'occasione di incontro davvero per tutti gli artisti emergenti della musica siciliana è per me una cosa straordinaria, e quindi sicuramente continueremo su questa strada. Una manifestazione che lei ha voluto fortemente, vedendo l'esperienza del Casbah Fest anche a Mazara del Vallo, come se avesse prelevato una manifestazione, l'abbiamo la ripresa qui a Petrosino con lo stesso entourage. Devo dire sì, abbiamo sicuramente il materiale umano è lo stesso, perché c'è davvero la grande e straordinaria organizzazione di Paolo Tedesco e Fabio Genco, e che devo dire finora siamo assolutamente molto soddisfatti di quello che hanno saputo realizzare. Questa festa in realtà è un po' una rivisitazione di quella che era la nostra idea e che loro hanno saputo elaborare davvero bene e rendere possibile. Tra un po' si esibiranno i Marta sui tubi, un ritorno alle proprie origini per loro. Sì, era una cosa che con Carmelo Pipitone, uno dei componenti e tra l'altro di Petrosino, avevamo parlato da tantissimo tempo. Adesso finalmente siamo riusciti a portarli su quella che è la loro casa. È un po' la coronazione
di quello che vogliamo trasmettere, del messaggio che vogliamo trasmettere, che i talenti locali davvero meritano il palcoscenico e meritano il tributo della piazza. La piazza è strapiena, come sto vedendo anche in questo momento, e sarà un concerto straordinario. Tra l'altro queste sono occasioni che aiutano anche in un momento di crisi economica, bisogna anche dire questo, abbiamo visto locali strapieni. Sì, in realtà il nostro intento è proprio questo, in realtà noi facciamo un cartellone di eventi che non è soltanto il richiamo per quelli che sono i nostri cittadini, anche quello per la verità, quindi c'è il coinvolgimento di tutte le associazioni giovanili, le associazioni di volontariato e ci sono alcuni eventi fatti da loro come è successo già in passato, però quest'anno abbiamo fatto un salto di qualità aumentando gli eventi e aggiungendo anche eventi di un certo spessore culturale e artistico, e questo ci ha dato davvero un ottimo riscontro di pubblico e quindi in termini anche di turismo ci ha fatto capire che questo è un modo di attrarre anche persone da altre parti della Sicilia. Quindi si farà festa anche l'anno prossimo? No, intanto noi continueremo per il resto dell'estate, ma l'anno prossimo sicuramente un evento da ripetere, ancora più bello e ancora più in grande.